eliminare la res dubbia, e qui ritorniamo all'esempio banale di prima, oggetto della lite, ma di evitare il rischio della lite stessa e non contenenti un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, debbono considerarsi nesso non di dipendenza ma di occasionalità con il rapporto di lavoro e quindi non sono assoggettabili a contribuzione. Allora, quando un accordo transattivo però sia stato preceduto dalla manifestazione di volontà del datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un proprio dipendente e dalla richiesta da parte di quest'ultimo di una somma di denaro quale condizione per addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto, alla corresponsione di una somma di denaro erogata in esecuzione di quell'accordo, deve essere riconosciuta natura retributiva con conseguente assoggettamento della somma stessa a contribuzione previdenziale. E allora qui dobbiamo inevitabilmente, qui ce ne sono altre, una mi interessa di citarla perché riguarda, è anche molto recente, perché riguarda, ecco, le rinunce in sede conciliativa a crediti del lavoratore non hanno efficacia nei confronti dell'INPS. Il dipendente può perciò agire nei confronti dell'azienda per ottenere la sua condanna al pagamento dei contributi previdenziali. Anche questo è un rapporto inter partes in cui il lavoratore pretende l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti del datore di lavoro. Di questa? Sì, è la sentenza numero 17670 del 2007, presidente Gianni Ruperto, relatore Miani Canevari. Ah, scusatemi, forse avrei fatto bene a fare anch'io qualche slide, ma non ho fatto in tempo. No, ma è giusto perché qui le considerazioni poi devono fare i conti con questa giurisprudenza. Credo che a questo punto è inevitabile, va bene, certamente ricordare, ma non mi permetto, il concetto di causa per individuare se c'è la novazione o non c'è la novazione, mi pare che per quelli della mia età, ma non mi sembra che sia stato detto niente di più, se ci andiamo a riguardare Santoro Passarelli, Francesco, troviamo paro paro quello che dobbiamo sapere. Invece vorrei ritornare un po' sul concetto di imponibile contributivo, perché prima abbiamo detto che bisogna fare riferimento al dovuto e non al percepito. Ora ci troviamo in una situazione che si è evoluta profondamente fino ad arrivare alla normativa attuale, che è rappresentata per quanto ci riguarda, ma non è solo questo, dall'articolo, cioè dal testo vigente, ecco, per poterlo ritrovare esattamente, dall'articolo 27 del DPR 797 del 55, che poi ha portato all'articolo 12 del 153 del 69, comunque nelle raccolte, nelle banche dati, viene indicato in questi termini. E qui siamo partiti dal concetto di corrispettività per arrivare al concetto di semplice riferimento al rapporto di lavoro, che capite bene che non è cosa da poco. E quindi credo che poi in questo dovremmo approfondire la parte relativa all'aspetto fiscale. Sostanzialmente in questo caso il legislatore
che cosa ha fatto? Ha fatto una norma onnicomprensiva, nel senso è tutto retribuzione tranne quello che non lo è. E infatti nella seconda parte di questo articolo 27 ci sono delle esclusioni di base imponibile che si potrebbe dire nulla sono in contraddizione con quello della prima parte. Questa normativa è stata ritenuta ormai perfettamente coerente anche in sede di Corte Costituzionale e quindi oggi come oggi noi dobbiamo tenerne conto quasi così automaticamente e meccanicamente. Anche se nell'ambito di questa sistematicità che mi sono sforzato di indicare, è chiaro che il punto ritorna sempre per quanto riguarda l'oggetto della nostra chiacchierata di oggi, ritorna sempre sul fatto di questa causa novativa. È solo lì che si può, secondo me, incidere in maniera determinante sulla obbligazione contributiva, perché altrimenti se entriamo nella valutazione del tipo di obbligazioni la cosa è molto complicata. Quindi questo significa, poi per andare anche qui sul pratico, che accanto a queste sentenze, che poi in relazione eventualmente anche a vostre domande potremmo vedere un po' più da vicino, noi dobbiamo considerare che l'obbligazione è sempre legata a questa duplice situazione, cioè la situazione che ci sia la causa novativa oppure no. Ed è questo che dovrebbe, non so, ora su questo forse Nino Sgroi era sicuramente più informato di me, ma mi diceva che non c'è molta giurisprudenza recente. È in questo che la verbalizzazione degli ispettori di vigilanza deve inevitabilmente sforzarsi anche qui di indagare il verbale, perché non credo che possa essere sufficiente dire ma vabbè qui no, non è vero, non è innovativo. Poi bisogna essere capaci di fare delle affermazioni di fatto, perché nel verbale, certamente, ci devono stare i fatti e non ci devono stare le citazioni delle sentenze, in quanto che se ci sono delle citazioni delle sentenze, questi signori qua sono contentissimi, tranne quello là in fondo, perché è chiaro che ne tireranno fuori altrettanti e non arriveremo a nulla. Mentre, ora a parte le battute, mentre l'esigenza di un accertamento di un'obbligazione di natura pubblica è assistita da esigenze addirittura costituzionali, deve avvenire sulla fotografia di come si è svolto il rapporto di lavoro e se quella assetto che si è venuto formando in seguito a una vertenza in piedi o che poteva nascere è stata risolta per una reciproca abdicazione. L'obbligazione soprattutto per la parte che agisce, ma in definitiva anche per la parte che ritiene di non dover pagare nulla, invece paga, oppure se quelle pretese sono state transatte sulla base di una rinuncia parziale o addirittura totale. Questo mi pare che è il punto ora al quale mi pare si possa arrivare sotto il profilo dell'obbligazione contributiva. Io direi che adesso forse sentiamo pure l'aspetto fiscale e poi casomai vediamo se c'è qualche aspetto che ci consenta di... Grazie.
Grazie all'avvocato Fonzo per quanto è stato abilissimo nell'indicarci tutti gli aspetti previdenziali, ai quali io non ho nulla da aggiungere per due motivi. Primo, soprattutto per il tempo, o meglio, prima per il tempo e soprattutto perché io notoriamente non ci capisco nulla di questioni previdenziali. Passo quindi al collega Chiarenza, il quale tratterà gli aspetti fiscali. Grazie. Allora, a me tocca tediarvi con la parte fiscale e darvi il colpo di grazia, ma cerco di essere sintetico il più possibile. La prima cosa che sottolineerei è che, a differenza di quanto abbiamo visto sulla parte, diciamo, previdenziale, la parte fiscale in realtà, in termini di base imponibile, prevede una leggera, diciamo, differenza, e in particolar modo la base imponibile contributiva e quella fiscale sono per il 99% uniformi, sono esattamente la stessa cosa, differiscono in alcuni ambiti, tra cui questo delle transazioni, e in altri ambiti peculiari, che sono quelli per esempio dei piani di azionariato, delle stock option o di altre ipotesi che sono residuali. Considerate che in relazione proprio all'ipotesi della transazione, l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate della normativa fiscale è abbastanza ampia e chiara. L'Agenzia delle Entrate se ne frega che la transazione è novativa, non novativa, se è risarcitoria, se non risarcitoria. L'Agenzia delle Entrate dice tutto ciò che viene corrisposto in relazione al rapporto di lavoro e addirittura aggiunto da chiunque pagato, quindi se ne frega addirittura che il pagatore sia il datore di lavoro, rappresenta reddito di lavoro dipendente e quindi deve essere tassato di conseguenza. Questo criterio generale è frutto di una interpretazione che è stata avallata dalla giurisprudenza quasi unanime, uniforme direi, in cui l'articolo 51 del testo unico delle imposte dice proprio che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Ora, da questo punto di vista abbiamo visto che la caratterizzazione della transazione come novativa o non novativa può effettivamente incidere sulla base imponibile ai fini previdenziali, escludendola nel caso della novativa e facendola rientrare tra la base imponibile rilevante ai fini contributivi nel caso non fosse novativa. In realtà ai fini fiscali questa differenza finisce per non avere alcuna rilevanza. Dovremmo immaginare un'ipotesi in cui il rapporto, diciamo, la lite che poi viene risolta con la transazione, che ha ad oggetto il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, sia per responsabilità aquiliana o che comunque non abbia effettivamente quel legame, quella relazione col rapporto di lavoro, allora in quel caso si potrebbe in teoria dire che è esclusa, ma dovremmo immaginare in quel caso un contenzioso in sede civile, non in sede sezione del giudice del lavoro per intenderci, ma tutt'altra materia. Tutto il resto finisce nell'ambito delle somme che devono essere attratte a tassazione. Le uniche, da questo punto di vista, considerate peraltro che il sistema fiscale italiano è improntato ad una diciamo, qualificazione estremamente precisa dei flussi reddituali. In Italia noi abbiamo 6 tipi di reddito e se le somme non rientrano in questi 6 tipi di reddito vuol dire che quella somma non è reddito e quindi non è assoggettabile a IRPEF, IRES o qualunque altra imposta essa sia. Tra le varie forme reddituali che esistono e che sono indicate all'articolo 6 del TUIR, c'è una precisazione che tuttavia a noi rileva in maniera significativa, perché il comma 2 dell'articolo 6 dice tutte le volte in cui si incassano delle somme che sono sostitutive dei redditi, proprio perché si tratta di somme sostitutive, prendono esattamente lo stesso tipo di trattamento che aveva il titolo a monte. Quindi se io nella sostanza ti sto risarcendo per un danno relativo al rapporto di lavoro, comunque in quel caso la qualificazione giuridica che rileva i fini della base imponibile è quella del reddito di lavoro. Quali sono le eccezioni? Le eccezioni sono tutte quelle ipotesi in cui, nonostante la causa, diciamo la relazione sottostante sia quella di un contratto di lavoro, in realtà si è venuto a creare un danno non di carattere reddituale, ma di carattere patrimoniale, cioè io ho inciso significativamente sul patrimonio del lavoratore o sulla sua capacità patrimoniale in generale. Allora, in quel caso,
quelle sono somme che non si possono qualificare reddito o sostitutive di reddito, ma sono somme che effettivamente, in quanto tese a risarcire il cosiddetto danno emergente, non il lucro cessante, non sono oggetto di tassazione. Stabilire cosa è lucro cessante e cosa è danno emergente, potete immaginare l'approccio dell'Agenzia delle Entrate e di conseguenza quelli che possono essere diciamo gli ambiti della forchetta. Da questo punto di vista vi posso segnalare che ci sono alcune ipotesi che sono, diciamo, pacifiche, mi sembra esagerato, ma che comunque in linea di principio la giurisprudenza oggi tende a qualificare come di danno emergente e come tali non rilevanti ai fini della tassazione, ed altre che invece lo sono. L'incentivo all'esodo, il TFR, il diritto di esclusiva, il diritto di non concorrenza, tutto ciò che va a remunerare aspetti che sono comunque legati al rapporto di lavoro rimangono rilevanti ai fini dell'imposizione e come tali sono tassati. Ciò che invece sembra essere attualmente escluso è quell'ambito che invece riguarda il risarcimento di un danno fisico nella maggior parte dei casi, quindi il danno alla salute piuttosto che il danno biologico, il mobbing, il danno all'immagine e esempi del genere. Ma anche lì considerate che la giurisprudenza non è pacifica, cioè la giurisprudenza non dice siccome mobbing allora è danno, quindi scusate, è danno emergente, quindi non te lo tasso. Anche lì l'onere della prova rimane in capo al lavoratore. Il lavoratore deve essere in grado di dimostrare che effettivamente quella somma che riceve a titolo di ristoro del danno è una somma che va a ristorare un danno biologico se del caso, oppure all'immagine se nel caso diverso, e così via. E quest'onere non è semplice. Ecco perché fino a qualche annetto fa, diciamo fino a 5-6 anni fa, si vedevano ancora quei ricorsi dove magari si diceva, scusate, quelle transazioni dove si diceva vabbè, ti do X a titolo di risarcimento per danno alla salute sulla base di due letterine mandate tra datore di lavoro e lavoratore due giorni prima della transazione. Scordatevelo, cioè oggi non esiste un'ipotesi del genere. L'Agenzia delle Entrate vuole vedere certificati medici, evidenze probatorie del danno, conferme dalla parte dei periti e quant'altro, altrimenti è difficilissimo che vi possano riconoscere la qualificazione di determinata parte delle somme pagate durante nell'ambito della transazione come somme che non rientrano tra quelle che dovrebbero essere assoggettate a tassazione. Vado veloce perché sul suggerimento del Presidente, secondo me è più opportuno, vista la platea, che ci occupiamo delle cose che interessano più a noi, nel senso noi come operatori, e quindi ci abbiamo una responsabilità noi quando suggeriamo che cosa fare? Due, c'è il rischio del penale, dove il penale, eccetera, eccetera. Partiamo dal presupposto che il rapporto d'imposta è indisponibile. Potete scrivere quello che volete negli accordi, non serve a niente, lo dice la legge se una determinata somma deve essere tassata oppure no. Se lo scrivete, questo magari avrà rilevanza in sede civilistica tra le parti, ma rispetto all'Agenzia delle Entrate non ha alcun rilievo di sorta. Da questo punto di vista si faceva per esempio cenno ai cosiddetti patti di netto, accordi di netto. Allora, qui la situazione è estremamente complessa e rilevante. È chiaro, e non ce lo dobbiamo nascondere, che se da noi viene rispettivamente il datore di lavoro e il lavoratore e ci dicono, è chiaro che se riusciamo a qualificare quella somma come non rilevante ai fini delle imposte, quel risparmio ce lo spartiamo. Questo è il senso di solito di quello che succede. Non scrivete mai, mai, mai in un'email, in un fax, non scrivete mai facciamo così perché risparmiate le imposte, perché altrimenti siete responsabili in solido insieme alle parti. Questo per... Altra cosa, proprio perché il principio, e purtroppo ormai l'Agenzia delle Entrate cosa fa? Viene dal datore di lavoro, sequestra i computer e porta via tutto. Il fatto che voi siate i consulenti piuttosto, se ne frega. Intanto parte da quel presupposto, accerta e poi se ne parla. Noi ultimamente di accertamenti a professionisti ne stiamo vedendo a fiumi. Perché? Perché è proprio cambiato l'atteggiamento. E considerate peraltro che non è un... A parte il concorso, tra virgolette, poi vediamo concorso in cosa, c'è una responsabilità primaria del consulente per le sanzioni. Cioè, se è stata violata la normativa e si applicano le sanzioni che vanno dal 120 a non so quanto,
sull'imposta principale rimangono responsabili le parti, perché su quelle non si può fare niente. Ma il consulente che ha concorso si becca la sanzione in via indipendente, cioè non è che se il datore di lavoro e il lavoratore pagano la sanzione lui comunque non è toccato, lui indipendentemente deve pagare le sanzioni perché lui ha concorso, quindi c'è una responsabilità in via primaria. Quindi due sanzioni. Sì. Sì. Altra cosa penale, dicevamo, allora qui possiamo stare un po' più sereni. Il penale, e nella maggior parte dei casi anche colposa, perché la violazione sul lato amministrativo è colposa. No, quello è un'altra cosa. Lì forse adesso chiudiamo sul adesso. La responsabilità del professionista sta in questa ipotesi. Se per esempio si dice qualifichiamo le somme come X e portami certificati che evidenziano eccetera eccetera e quant'altro, quello è un sintomo che c'è qualcosa che non va. Se l'agenzia riesce a capire che in realtà quelle somme sono state allocate, o semplicemente le somme, nel senso appunto come abbiamo visto i titoli a cui io posso fare riferimento nella somma algebrica del risarcimento totale, posso dare X a titolo di indennità di incentivo all'esodo, Y ad altro titolo e quant'altro. Se io ti scrivo sposta 100.000 da qua a là perché così non paghi le imposte, già questo in teoria secondo me non si può fare. Ho fatto. L'altra cosa invece sul penale, se sequestrano il computer sarà riservato. Ma oggi è difficile. Il penale invece non c'è tanto bene il passo, esatto, a parte gli scherzi. Invece sul penale, e poi ritorniamo al patto di netto, che è una delle ipotesi insomma che va valutata. Allora, sulle ritenute, quindi lato datore di lavoro, non esiste una responsabilità che è penalmente sanzionabile, cioè l'omessa applicazione delle ritenute non rileva. Se io dimentico o non faccio le ritenute quando pago una determinata somma al mio lavoratore, quella omissione rileverà sotto il profilo delle sanzioni amministrative, ma non è una condotta penalmente sanzionabile. Diventa condotta penalmente sanzionabile se io gli faccio le ritenute e non le verso, quindi mi trattengo delle somme e certifico, nel momento in cui faccio la certificazione, il cosiddetto modello 770, che ho fatto le ritenute. Quello diventa penalmente sanzionabile. Infatti, forse ad alcuni di voi sarà capitato, il 30 settembre c'è stata la scadenza della presentazione del 770. Quanti sono corsi a pagare non so che cifre per scendere sotto i 50.000 euro ed evitare la sanzione penale? Perché quella diventa a questo punto una condotta penalmente sanzionabile. Considerate che poi ci sono, ai sensi della normativa penale tributaria, che è speciale, anche delle sanzioni accessorie pesantissime. Non potete più partecipare alle gare, non potete avere più ruoli in società. Insomma, ci sono una serie di ulteriori conseguenze che non sono proprio leggere, al di là insomma della sanzione penale in sé. Quello che però dovete... Altra cosa, ultima cosa da valutare, e poi passiamo al netto, è questo. La maggior parte di queste somme sono somme che devono essere assoggettate a ritenuta da parte del datore di lavoro. Quindi c'è un terzo soggetto che si prende la responsabilità che gli dà la legge di calcolare, determinare e pagare le imposte in nome e per conto di un altro. Ora, nelle varie determinazioni e nella fase diciamo di negoziazione che ci sarà comunque, ci sarà sempre, tenete conto che la posizione del datore di lavoro è sicuramente la posizione più a rischio, perché il datore di lavoro non ha interesse alcuno a non fare le ritenute, posto che la responsabilità primaria ce l'ha lui, nel senso lui rischia fino al 150% di sanzioni. Quindi il datore avrà sempre un approccio conservativo e dirà al massimo, vabbè, io le ritenute te le faccio, poi casomai chiedi il rimborso tu. Questo di solito l'atteggiamento che dovrebbe avere il datore di lavoro. Considerate però che anche ove mai il datore di lavoro volesse acconsentire ad un accordo con il lavoratore tale per cui insomma si qualifichino in un determinato modo i pagamenti durante la transazione e successivamente c'è un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate,
una volta che quelle somme sono iscritte al ruolo e quindi è diciamo, certificata la sanzione, è certificato il la condotta omissiva e come tale le somme sono dovute, a quel punto diventa solidalmente responsabile anche il sostituito. Quindi l'Agenzia delle Entrate, Equitalia nella fattispecie, può tranquillamente andare anche a prelevare le somme dal lavoratore, che tutto sommato è anche ragionevole, nel senso se erano somme che dovevano essere trattenute, versate all'erario in nome e per conto del, è strano che il soggetto sostituito non venga coinvolto nel recupero delle somme stesse. Andiamo al patto di netto. Abbiamo detto che il rapporto d'imposta è indisponibile, le parti possono scrivere quello che vogliono, non rileva. Ma che significa se io scrivo da qualche parte ti do 100 al netto delle imposte dovute? Ora, significa che io devo fare quello che nella maggior parte dei contratti di finanziamento internazionale si chiama gross up, cioè ti devo dare un X in più in modo tale che alla fine delle imposte ti do effettivamente la somma che abbiamo concordato. Perfetto. Sappiamo però che tutte le somme che sono versate in corso di transazione sono somme assoggettate ad un regime speciale, che è quello della tassazione separata, cioè si fa la media degli ultimi 5 anni, si vede qual è l'aliquota marginale che viene applicata e in base a quella si determina la tassazione dovuta. È un'attività che fa lo stesso datore di lavoro, nonostante ciò però l'Agenzia delle Entrate si riserva di riqualificare, di ricalcolare le somme e casomai emettere un avviso di accertamento per la differenza o, nell'ipotesi in cui il calcolo sia a favore del contribuente, rimborsarla. Io non l'ho visto mai un rimborso da parte dell'agenzia, però insomma sembra che funzioni così. Ora, se per effetto di come scriviamo gli accordi io dico ti do 100 al netto delle imposte, a quali imposte mi sto riferendo? Alle imposte che io datore di lavoro conosco o alle imposte che tu effettivamente devi su quelle somme in base a quanto prevede la legge? Allora, due sono gli aspetti fondamentali. C'è uno che credo sia un principio di ragionevolezza pure semplice. Se io calcolo, io datore di lavoro, ho un onere di calcolare le imposte sulla base di quello che mi dice la legge, non sono obbligato a chiederti tutti i dettagli di tutta la tua dichiarazione dei redditi, perché tu potresti avere redditi di altro tipo, fondiari, da partecipazione, qualunque altra cosa. Quella base imponibile io non la conosco, tu la integri con il tuo modello unico, fai la tua dichiarazione, io non lo so, però incide sul calcolo della media dei 5 anni famosi. Allora, se io effettivamente faccio il prelievo sulla base dell'imposta della tassazione separata che mi dice la legge, sulla base delle informazioni che ho, come fai tu domani, lavoratore, che magari subisci l'accertamento dell'agenzia che ti ha ricalcolato le somme, a venirle a chiedere a me? Oggettivamente già questo sembra irragionevole. Ma al di là di tutto considerate che proprio perché il rapporto di imposta è indisponibile, secondo me la clausola è nulla. Perché è nulla? Perché io non posso dire ad un altro soggetto tu paghi le imposte per me. Perché i calciatori fanno una cosa diversa. I calciatori fanno una cosa diversa e adesso ve lo spiego. Anche lì bisogna fare molta attenzione ad essere chirurgici e capire bene che cosa scrivere. Se uno dice il peso economico dell'imposta te lo prendi tu, allora vuol dire che noi contrattualmente, nella piena disponibilità e indipendenza delle parti, abbiamo deciso che se ci dovesse essere su quelle somme un extra onere, rimane a carico del datore di lavoro. Se invece io dico le imposte le paghi tu, non dico l'onere economico riveniente dalle imposte, ma dico le imposte le paghi tu, secondo me la clausola è nulla. E c'è giurisprudenza comunque che lo sostiene, che dice chiaramente che le imposte le deve pagare chi la legge dice che la deve pagare. Non possiamo accollarle a un'altra persona. E qui, permettetemi una parentesi, fate attenzione pure a quelle clausolette che si scrivono sull'imposta di registro negli atti di trasferimento, dove si dice l'acquirente paga tutte le imposte, l'acquirente paga l'imposta di registro, eccetera, eccetera. In linea di principio, ormai è accettato a livello universale, diciamo, e va bene, lo consideriamo comunque un dato di fatto, ma in linea di principio è sbagliato come criterio. Premesso che nei confronti dell'Agenzia delle Entrate gli accordi di tal sorta non valgono, quindi l'Agenzia posta la solidarietà per le imposte indirette agisce nei confronti dell'acquirente o del venditore, secondo di come gli gira.
Ma in più, anche in sede di diritto di regresso, in sede civilistica per il recupero della parte che eventualmente si è contrattualmente determinata, il 40%, il 60%, il 100% o quel che l'è, anche lì considerate che in teoria le imposte non possono essere oggetto di un accordo. Quello che può essere oggetto d'accordo è l'onere economico riveniente dalle imposte. Ultima cosa. Negli accordi tipo questo, dove anche qui c'è scritto questo andrà a tassazione, a contribuzione, a tassazione separata e a contribuzione, eccetera, eccetera, anche lì, in linea di principio, qualunque cosa noi scriviamo, non so se il lato contributivo è lo stesso, ma il lato fiscale non rileva. L'unica cosa che può rilevare in sede civilistica, se mai domani si dovesse litigare sull'atto di transazione, è chiarire tra le parti qual era il trattamento fiscale applicabile. Cioè, io posso dire in buona fede, ho raggiunto l'accordo con Tizio sull'assunto che quello fosse il trattamento fiscale applicabile. Allora va scritto come? Va scritto, non così in maniera, diciamo, impersonale, questo è il trattamento che si applica, perché il trattamento che si applica, appunto, lo dice la legge, va scritto, le parti concordano che la somma, eccetera, eccetera, andrà soggetta a tassazione separata e quant'altro. In questo modo le parti si sono vincolate, diventa una specie di presupposizione dell'atto. Quindi se domani si andrà a litigare su eventuali risarcimenti perché è aumentata la tassazione, è aumentato il prelievo a fronte di un accertamento, a quel punto c'è un grimaldello in più per dire qui c'è un accordo contrattuale sotto sulla natura economica di una parte di quel corrispettivo e bisogna capire chi lo deve tassare. Lasciato così apoditticamente, questa è a tassazione separata, secondo me non aiuta le parti. E abbiamo chiuso, diciamo, la parte da avvocatesca vera e propria. Tornando invece a noi, che c'è da dire in più? In realtà ci abbiamo il tempo, ci abbiamo ancora un po' di tempo. È tutto corretto, però io aggiungerei una cosa, direi che deve operare il datore di lavoro, perché se perché non è detto appunto che tutta la parte di corrispettivo sia pagata dal datore di lavoro. Io potrei anche prevedere che siccome ci sono accordi dove un soggetto stesso è amministratore di tre o più società, nel senso, quello mi permette di limitare in realtà indirettamente anche il prelievo ai fini temporali. Cioè io dico, questo è quello che ti devo dare io, poi se tu hai una fiscalità tutta tua e quindi ti aumenta l'aliquota marginale, sono problemi tuoi, non torni da me. Esatto. Io non. Perfetto, ha ragione, quello che dice lei è giusto. Infatti io suggerisco al massimo di mettere al netto delle ritenute di legge operate dal sostituto. A quel punto è difficile che ci vengano a contestare, però insomma il principio a monte è che effettivamente queste clausole di netto non sono. Vi segnalo che c'è una sentenza del Tribunale di Roma del 2011 su una causa abbastanza proprio in merito agli accordi di netto, che dice nella sostanza un lavoratore aveva subito un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate perché aveva ricalcolato sulla base del criterio della tassazione separata l'aliquota marginale, l'aveva considerata più elevata e aveva chiesto al lavoratore di integrare il pagamento della fiscalità. Il lavoratore che ha fatto? Ha pagato, si è girato verso il datore di lavoro e ha detto: bello, questo accordo che cosa dice? Che lo devi pagare tu. La risposta è stata no, la risposta è la fiscalità è in capo al lavoratore, la deve pagare il lavoratore. Se ci fosse stato quell'accordo in base al quale il datore di lavoro doveva rimanere inciso, quell'accordo sarebbe stato nullo. Questo mi interessa, non l'ho sentito bene. Tribunale di Roma.
Tribunale Roma, 28 gennaio 2011, numero 1482. 1482. 11. La motivazione dice 28 gennaio 2011. Deriva dal fatto che l'Agenzia delle Entrate ha il potere di ricalcolare la tassazione separata successivamente, quindi il datore di lavoro ha l'obbligo di fare la media degli ultimi 5 anni prima di fare la ritenuta, però appunto siccome la media del quinquennio è la media del quinquennio sulle informazioni che ha il datore di lavoro, se il dipendente ha altri redditi e quindi l'aliquota è più alta, l'Agenzia integra. Sì, sì, sì. Okay. E qui la motivazione della sentenza dice: il datore di lavoro, nella specie, ha adottato l'unico sistema di trattenuta fiscale che poteva utilizzare all'atto dell'erogazione dell'incentivo all'esodo. Qua. Ogni accordo volto all'accollo definitivo dell'onere tributario in capo al datore di lavoro, all'esito del ricalcolo da parte dell'agenzia con la previsione di un'indennità di rimborso, o meglio di sostanziale ristoro, sarebbe stato nullo. Dice il tribunale. Com'è? Perché il rapporto di imposta è indisponibile e io non posso pagare le imposte tue. Non vi sentono. No, quello che... Quello secondo me si può fare. Quindi il problema è, sarà stato scritto male l'accordo, su questo non c'è dubbio, però... Esatto, rimane a carico del lavoratore in teoria. Esatto, esatto. Sì. Sì, 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 sì. Questo, quello che dice lei è corretto, però secondo me è irragionevole, cioè perché io datore di lavoro devo rimanere inciso da un eventuale upside di imposta che è frutto di maggiori tasse vostre? Ah, vabbè. Se non paga, quella è un'altra cosa, quello è chiaro che la responsabilità rimane in capo al datore, però il datore fa il calcolo sulle informazioni che ha, se non le fa o le fa male, allora qui rimane responsabile il datore di lavoro e si beccherà le sanzioni fino al 150%, su quello non c'è dubbio, però il criterio che secondo me, e trovo giusta la sentenza del Tribunale di Roma, dice: se per effetto del ricalcolo tu hai maggiori imposte, quel ricalcolo per forza di cose deve essere frutto di maggiori redditi che tu hai dichiarato nel 2005 e che sono diversi dal rapporto di lavoro, quindi perché io devo rimanere io datore di lavoro dovrei rimanere inciso? Quindi o era scritto veramente male l'accordo, oppure diciamo in via di ragionevolezza io trovo sbagliato che si possa chiedere il risarcimento del danno al datore di lavoro o che il datore di lavoro debba rimanere inciso. Qual è la prescrizione? Sono sempre i 5 anni classici. 5. Non so se è più. L'uno si aggiunge solo in assenza di dichiarazione. E se c'è il penale diventano 10, ma se uno non fa la dichiarazione dei redditi, il periodo di accertamento non è di 5 anni ma è di 6. Però insomma. Ci sono, io direi che abbiamo concluso, nel senso non secondo. Grazie, scusate, al collega Chiarenza. Non ho seguito le slide perché no, benissimo, invece così è stato secondo me anche più viva la indicazione.